Buongiorno a tutti da Simply Beats, benvenuti alla nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi è nostra ospite Paola Monti, che è Marketing and Communication Manager di Intesi Group. Buongiorno Paola. Buongiorno Paolo e buongiorno agli amici di Simply Beats. Intesi Group è una realtà attiva da oltre 20 anni che offre servizi tecnologici e digitali alle imprese e in particolar modo voi siete leader nei servizi di firma digitale. Esattamente, siamo un punto di riferimento per il mercato. Senti Paola, voi avete iniziato da poco a muovere i vostri primi passi, diciamo così, nel mondo, nel settore della corporate social responsibility. E volevamo capire come prima cosa se nel vostro caso, appunto, allo stato attuale è corretto parlare di corporate social responsibility. Direi sì e no, nel senso che noi stiamo operando nel campo della CSR, ma preferiamo definire tutte le operazioni che abbiamo messo in atto come Intesi Group Style, cioè uno stile che ci contraddistingue. Questo stile ha come focus principale la persona. La persona declinata secondo tre direttrici. La persona come dipendente, persona di Intesi Group, la persona come abitante del pianeta Terra e le persone magari meno fortunate di noi, per cui che necessitano di un aiuto, delle attività di charity. Quindi noi ci muoviamo lungo tre direttrici, svolgendo delle attività estremamente concrete. Perché è un po' sulla bocca di tutti la CSR, parlare di sostenibilità, eccetera. Noi lo facciamo a piccoli passi con azioni concrete. Senti, e visto che appunto vogliamo dare, o meglio, volete dare, come dire, un taglio di concretezza a quello che fate, ci spieghi concretamente, con esempi pratici, quello che avete realizzato fino a questo momento? Sì, guarda, molto volentieri. Porterei un esempio per ciascuno dei filoni che noi stiamo percorrendo. Per esempio, per quanto riguarda le persone intese come persone di Intesi Group, abbiamo messo in piedi un bellissimo programma di welfare aziendale, di analisi primaria e secondaria, sulle patologie oncologiche, affiancando l'ILT, la Lega Italiana Lotta ai Tumori, offrendo gratuitamente ai nostri dipendenti, specialmente alle signore, con delle visite senologiche ed esami, dedicati, in modo da, diciamo, offrire un panorama anche informativo con la prevenzione primaria e dei webinar. Poi per quanto riguarda per esempio la sostenibilità ambientale abbiamo fatto una cosa molto simpatica. Abbiamo fondato una foresta, la foresta Intesi Group. Abbiamo piantato insieme a Tridom 500 alberi che assorbiranno 1050 tir di CO2 dispersi per il pianeta con l'obiettivo proprio di fare un'azione di sostenibilità. In più abbiamo regalato un albero ad ogni nostro dipendente e ogni dipendente ne dovrà avere cura. Poi per quanto riguarda invece gli aspetti, diciamo, di charity, di sostegno alle persone meno fortunate di noi, per esempio, vabbè, abbiamo sponsorizzato i concerti della Scala della Croce Rossa Italiana, ma un'altra cosa che mi piace tanto menzionare sono le visite sospese. Abbiamo pagato numerose visite di prevenzione oncologica sospese per i più bisognosi che andranno negli ambulatori della Lega Italiana Lotta Tumori. Questo solo per fare alcuni esempi. Come vi dicevo, massima concretezza. Sì, sono iniziative, insomma, decisamente concrete. Molto interessante questa storia di regalare un albero a ogni persona. Sì, perché voglio dire,
si parla tanto di essere sostenibili, noi siamo stati molto concreti, addirittura sul nostro sito c'è la Google Map dove puoi vedere dove sono piantate le nostre piante di cocco, di avocado, come crescono, quando sono uscite dal vivaio e quanta CO2 contribuiscono ad assorbire. Molto molto interessante, molto interessante. Senti, a proposito di sostenibilità, la citavi prima, è corretto, ha senso parlare di digitale sostenibile? Assolutamente sì, nel nostro caso è particolarmente vero perché noi ci occupiamo di digitalizzazione, noi accompagniamo i nostri clienti nella famosa digital transformation. Quindi invitiamo sempre di più le aziende a passare al paperless, quindi ad abbandonare la carta e a svolgere tutte le procedure approvative e di firma sul digitale. Già questo ha un significato enorme green di sostenibilità. Nel nostro caso in particolare abbiamo voluto esagerare. Addirittura adesso abbiamo lanciato una campagna e per tutti i nuovi clienti che attiveranno la piattaforma di firma digitale Valid Sign, noi regaleremo 5 piante, per cui green al quadrato, green con la piattaforma perché trasformi la tua azienda da analogica in digitale e green perché regaliamo, ti diamo diciamo in adozione 5 piante che contribuiranno a rendere il nostro pianeta più bello e più verde. Questo solo per farti un esempio. Comunque è chiaro che digitale e sostenibile viaggiano insieme, a maggior ragione adesso. Senti Paola, e dal vostro punto di vista in Italia in generale, diciamo come sistema paese, come siamo combinati? Siamo messi in una buona posizione rispetto agli altri paesi europei oppure viceversa siamo un po' il fanalino di coda? Ti rispondo così perché? Perché nel nostro futuro, per esempio, stiamo valutando l'idea di certificarci come B Corp. Tu considera che è una certificazione internazionale che segue un assessment che viene fatto all'azienda per capire quanto i suoi comportamenti sono sostenibili. In Italia ci sono meno di 100 aziende che hanno ottenuto la certificazione B Corp. Noi ci proveremo. Quindi questo che cosa significa? Che forse la sensibilità c'è, ma la concretezza e le azioni coerenti con questa sensibilità stentano ancora a venire. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ci stiamo provando, abbiamo anche fatto una campagna importante durante il primo lockdown, con la firma digitale solidale, perché volevamo aiutare il paese in un momento di difficoltà, rendendo disponibile una firma digitale ad un prezzo veramente solidale. La nostra azienda, la nostra proprietà ha messo da parte l'idea di profitto e ha messo a disposizione del paese, ma direi di tutto il mondo perché ormai è globale, una firma digitale per poter continuare a essere operativi anche in remote working. Quindi, come ti dicevo, non esiste progresso, non esiste futuro senza una sostenibilità digitale. Sì, questo è un modo sicuramente equilibrato di guardare al futuro e di guardare in avanti. E a questo proposito, come ultima cosa, ti chiederei di parlarci un pochino di quelli che sono i progetti che avete in cantiere. Sappiamo che voi siete spesso al lavoro, insomma, su tante cose e siamo curiosi di sapere quali sono i progetti su cui vi concentrerete nei prossimi mesi, nel prossimo anno. Allora, come ti dicevo, sicuramente questa campagna sulla piattaforma di firma Valid Sign vogliamo spingere molto, invogliare le aziende
ad abbandonare la carta e a passare a processi digitali end-to-end completi, che quindi prevedono un documento che nasce digitale, viaggia digitalmente, viene approvato e firmato digitalmente e archiviato digitalmente. Questo sicuramente è un mantra che ripeteremo da qui ai prossimi anni. Continueremo le nostre attività di charity, di welfare aziendale. Abbiamo a piano, per esempio, diversi webinar interni di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica, che è un altro tema che a noi molto caro. Quindi proseguire lungo le tre direttrici che ho indicato prima, con nuovi partner, nuove attività, per esempio, se ora si tornerà a questo new normal, probabilmente sosterremo qualche maratona con qualche associazione, magari particolarmente, l'abbiamo fatto in passato con la Milano Marathon, ne faremo delle altre, per cui abbiamo sempre orecchie tese per mantenere la nostra attenzione sul tema del charity, della sostenibilità e dell'ambiente. Molto bene Paola, e da parte nostra un grandissimo in bocca al lupo per il lavoro che avete in programma e ti salutiamo, salutiamo tutti Intesi Group. Io vi ringrazio moltissimo per questo spazio, è stato molto piacevole raccontare questa attività, come vedete c'è anche molta passione in quello che facciamo, perché ci crediamo veramente e vorrei chiudere con una frase che mi piace ripetere sempre, è una frase di Henry Ford che diceva: "A business that makes nothing but money is a poor business." E questa è la nostra guida. Bene Paola, grazie anche per questa frase sicuramente molto interessante. Quindi ancora Grazie un saluto a tutti quanti voi, buon lavoro a questo punto a voi. Grazie. e salutiamo tutti quanti i nostri spettatori dando loro appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica. Di nuovo un saluto a tutti. A presto.